Buongiorno, buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Christopher sta cercando di annientarmi. Praticamente, no, quello che sentite strimpellare è lui in sottofondo, ma c'è da dire che io sono a casa sua per il weekend e lui mi aveva proposto oggi, che è sabato, di fare una passeggiata. E io ho portato qua un lucchettino carino, un vestitino, i miei stivali texani che ormai mi vedrete da qui all'inizio del caldo. E invece lui intendeva ammazzarmi con 11 km di passeggiata vera, cioè con le scarpe da ginnastica. E meno male che io qua da lui ho leggings, Nike, da insomma calzare per le evenienze, così di scarpinate varie. E quindi abbiamo fatto 11 km, io sono morta. Abbiamo fatto questo giro, se riesco ve lo metto qua. Molto bello, perché a Como è molto bello camminare, però ragazzi io sono morta. Perché comunque è tutta una salita, una discesa a Como, perché ovviamente il lago è in basso, ma tutto insomma, il nucleo abitativo, a parte il centro storico, che è in piano davanti al lago. Tutto il resto è abbarbicato su colline e collinette, montagnine e montagnette. E quindi io sono devastata. E mi sono già fatta la doccia. Adesso, da qui che si faccia la doccia a lui, che è lunghissimo nel fare la doccia, mangeremo fra un'ora. Però abbiamo intenzione di fare i toast, quindi la nostra serata toast. Sapete che io tipo almeno una volta, no, alla settimana no, però una volta al mese ho bisogno della serata toast, perché mi piace tantissimo. E quindi stasera serata toast e film che secondo me non riusciremo a vedere perché siamo entrambi stanchi e secondo me tipo dureremo 10 minuti, però belli carichi dalle scampagnate che abbiamo fatto in Toscana e siamo andati a vedere, probabilmente quando manderò online questo vlog sarà già andato online il vlog dove ve lo faccio vedere. Siamo andati a vedere proprio il posto dove hanno girato le scene del gladiatore, che è proprio indicato su Google Maps, come, non so cosa c'era scritto Chris esattamente, non lo so ragazze, però nel caso ve lo scrivo, così se siete in Toscana potete cercarlo. Ed è vicino a Pienza, se non sto sbagliando. Sì, vicinissimo a Pienza. Siamo andati, insomma, un piccolo percorso di pochi minuti. Lasciate la macchina sulla strada perché la strada è privata, cioè è privata comunque, no, c'è divieto d'accesso, non è privata. Arrivate alla spianata, diciamo alla collina super verde dove è stato girato il gladiatore. E quindi adesso noi ce lo vogliamo rivedere. Io, peraltro, l'ho visto una sola volta perché non riguardo mai, mai i film. Però questa volta mi è venuta voglia di rivederlo, quindi ce lo riguardiamo. Non so quanto durerà la cosa e domani, peraltro, ecco, domani abbiamo intenzione invece di fare il trekking per andare a Rifugio Martina, che non so quanti chilometri sono, tu l'hai già visto? Sono tanti, sono comunque tipo 2 ore e mezza di salita e boh, 2 ore di discesa. 2 ore e mezzo di salita e 2 ore di discesa, per me sono tantissimi, perché io ieri, ragazzi, ho fatto gambe e ho le gambe devastate. Oggi abbiamo fatto 11 km, quindi in chilometri non sai quanto, però quanto ci abbiamo messo oggi a fare 11 km? L'orologio da qualche parte, non so, perché siamo fermati, No, quindi. però tu l'hai stoppato durante la No, certo, sosta. però non ti so dire senza l'orologio, non so dove sia adesso. Ah, ok. Questo è il punto. Comunque, non so quanto potrò resistere domani, devo capire un attimo. Sto anche preparando il pasto per domani, una cosa che mi fa impazzire d'estate e poi ve la faccio vedere. Non so se voi la fate, se la fate sono ben accette varianti, perché sono una di quelle cose che secondo me in Italia facciamo un po' tutti, ma che non c'è una ricetta precisa, ognuno ci mette quello che vuole, come l'insalata di riso. Cioè, ognuno ha la sua insalata di riso, famiglia che vai, insalata di riso che trovi. Cioè, tipo avevo un'amica che per lei l'insalata di riso era rigorosamente con le cipolline, il cotto, l'uovo sodo e basta! Cioè, per me quella non è l'insalata di riso, per me dentro l'insalata di riso deve esserci più condimento che riso. Ci metto i funghetti, i dadini di cotto, l'uovo, il pomodoro, una vagonata di condiriso. Diciamo che
è buono con l'olio, ok? Prima lo metto senza olio, poi il filo d'olio lo aggiungo alla fine nell'insalata. E pomodori secchi, cipolline in agrodolce, cioè per me tutte queste cose sono indispensabili. Olive, capperi, quando la faccio un po' porcona, io la adoro con i dadini di Gruviera, cioè buonissima con i dadini di Gruviera, più che con la mozzarella. I dadini di Gruviera mi piacciono da impazzire, o di Asiago, insomma un formaggio abbastanza dolce, ma i dadini di Gruviera per me è la cosa più buona. Quindi dopo vi faccio vedere invece cosa sto facendo, un'altra cosa che secondo me facciamo tutti, e mi dovete dire come la fate voi e suggerite. Anzi, io domani so che non ci metterò una roba che mi piace metterci perché, ragazze, ve l'ho detto, devo perdere qualche chilo, secondo me almeno 4. So che molte di voi mi diranno: "No, Silvia, non devi perdere chili perché secondo me sei magra." Ragazze, sono magra su. Ho un sedere che fa provincia. Cristian, per questo che stai facendo una porcata. Non si fa, no! Lui mangia le sottilette così, io sono molto contraria a questa cosa. Non si fa. Perché non lo so. È buonissimo. È una regola. Credo di aver cambiato idea sul film. Perché io non ho visto Bastardi senza gloria, siccome Christopher me l'ha nominato tantissime volte, d'altronde è un film che credo abbia vinto parecchi Oscar, è di Quentin Tarantino? Almeno io non ho memoria di averlo visto, però l'ho sentito nominare talmente tante volte che il titolo mi è familiare, quindi potrei averlo visto e averlo rimosso, io non ho per niente buona memoria, se non per pochissimi film. Penso di non averli visti, poi inizio a vederli un po' come i libri, anche i libri è così, ragazze. Non mi ricordo mai il titolo del libro che sto leggendo, mai. Questo è proprio una costante. E non mi ricordo se ho visto un film oppure no, poi inizio a vederlo o anche a leggere il libro e dico: "Ah, ma questo l'ho già visto, ma questo l'ho già letto." Però secondo me Bastardi senza gloria non l'ho visto, quindi mi sa che tenteremo la strada di Bastardi senza gloria. Ma a giudicare dalla faccia di Christopher, credo che riusciremo a vedere i titoli d'inizio e quelli quando c'è il leone che ruggisce e basta, fine della cosa. Venendo ai toast, ragazze, faremo i toast light, che è un insulto ai toast, però noi abbiamo veramente stramangiato in Toscana, quindi abbiamo comperato arrosto di tacchino, sottilette light. Il conditoast, il farci toast, che secondo me non esistono i toast senza il farci toast, però abbiamo fatto una cosa disdicevole, abbiamo scolato tutto l'olio e poi l'abbiamo anche sciacquato con l'acqua, questo qualche ora fa, perché poi dopo l'abbiamo messo nel colino e quindi ha sgocciolato per bene, però non diventa, non si riempie d'acqua, appunto perché essendo in olio l'acqua scivola sopra l'olio e non intacca tra virgolette le verdurine, non so come dirvi, perché ovviamente essendo in olio scivola, ok? Quindi semplicemente porta via un po' di olio, ma poi le verdurine rimangono comunque sott'olio, meno sott'olio di prima. E Christopher sta spacchettando il tostapane nuovo, che peraltro è un invio che mi ha fatto l'azienda con cui collaboro da qualche anno. Ogni tanto vi faccio vedere le cose che prendo con loro, che è Igostar, che mi ha inviato appunto il tostapane perché Chris aveva solo il tostapane, non lo so come si chiama, il tostapane quello così, quello che serve proprio solo a tostare le fette di pane, ma non si possono fare i toast perché se voi fate i toast cola tutto il formaggio, tutto nel fondo è un caos. Invece io volevo la piastra, quella tipo la piastra per i panini del bar, che poi è quella che ho io anche a Milano. E quindi Igostar appunto me l'ha inviata. Io ogni tanto ho una collaborazione con loro che devo scegliere delle cose dal loro shop che c'è appunto su Amazon. Avevo scelto da loro un ventilatore che era stato preso per questa casa e anche il phon, quello che avevo fatto vedere, che ho adorato, che ho portato in vacanza l'estate scorsa, che è quello pieghevole. E niente, invece adesso abbiamo il tostapane, quindi ve lo facciamo vedere così se anche voi avete il tostapane scarso, quelli così, quelli con la pinza, no? Quelli che hanno le pinze che si infilano dentro, no, non so se hanno un nome, perché io li chiamo entrambi tostapane.
Però questo qua secondo me è quello giusto per fare i toast. Quindi se siete amanti dei toast, ve lo facciamo vedere. Quindi nel caso ovviamente vi lascio anche il link nell'info box se lo volete prendere. Peraltro, ripeto, io da loro prendo sempre tantissime cose e mi trovo benissimo. Lo trovate su Amazon. Adesso lo spacchettiamo. Abbiamo preso questi. Perché i toast si fanno con questi. American sandwich. E appunto l'affettato di tacchino, le sottilette anche qua oggi. Io prendo le sottilette light. Poi l'altro queste io pensavo fossero Kraft. E invece non lo sono perché il font della scritta sottilette è Vero, identico. l'ho scontato È proprio. vero, anche tu eri convinto che fossero le Kraft. Non sono le Kraft. Le abbiamo prese da un nuovo market che abbiamo scoperto qua, come che si chiama, cioè, per noi nuovo, gran mercato. E siamo entrati, sembrava avere buoni prezzi comunque. E questo qua secondo me è il fake, la fake craft. Guardate, è identica. L'ho notato soltanto dopo, mentre stavamo guardando il banco, ho pensato sono le craft. Poi ho guardato il prezzo e ho pensato costano poco per essere le craft. E infatti non erano le craft. Vieni qua, lo metti là? Ah, perché non ci arriva, ve lo faccio vedere. Guardate la professionalità, io adoro i toast così, perché questi sono i toast a pane, scusate, giusti per fare i toast. Perché, aspettate che qua dobbiamo riuscire a piazzarlo. È più bello del mio, te lo ruberò. Adesso bisogna fare i toast e mangiare. Ah, questo è quello che prendiamo sempre. Questo qua, cioè nel senso... Non la marca, però questo qua, Farci Toast, penso che si chiami Farci Toast per tutti i brand che lo fanno, insomma. Io non riesco a mangiare i toast se non con questa roba qua. Cioè, è troppo buono. Tac, questa cosa mi fa sentire molto professionale, tipo quelli che fanno i panini nei bar. Mi piace sta cosa. Mi sento molto professionale Questa anch'io. cosa è patriarcato. Io non posso fare i toast mentre tu riposi. Ma io lo E stavo facendo il toast. poi? E E poi l'ho fatto. poi ammetti cosa è Ma mi successo. sento messo con la fetta di tacchino e non mi hai fatto finire il toast, quindi assumiti le tue responsabilità. Ragazza, questo ragazzo sta diventando veramente saccente e fastidioso. Poi io sono infortunato, quindi. Cosa hai fatto? Dillo. Io per aiutarti, perché non riuscivi ad aprire il coso con una mano Ma sola, non ti ho è vero. messo il dito per tenere fermo il sotto e l'ho messo sulla piastra calda. E adesso io non posso mai più suonare, Ecco, la non sua so mai unica più suonare. preoccupazione è stata: oddio, non posso suonare. Se non neanche te l'avessero dovuto tagliare quel dito. È una bollicina, amore. Tu sei sicuro che vuoi vedere il film? Certo, Io non ti vedo è molto. bellissimo, non ho No, bisogno no, di no, no, vederlo. sulla bellezza del film non discuto, è sulla tua resistenza che discuto. Lo Secondo me faccio non ce con la la pentola fai. tremenda, non preoccuparti. No, dai, non voglio vedere il film da sola. Non Non è sei da giusto. solo No, non mi tecnicamente. piace. Va bene, cercherò di stare sveglio. Promesso. Fa le righe bellissime rispetto al mio. Niente, te lo... Ragazzi, avevo detto che era di Christopher, ma non è vero. Glielo porto via perché è più bello del mio. Ha questo maniglione. Il mio è un po' più giocattolino casalingo. Questo qua è più Certo. figo. È proprio bello, sembra quello dei bar. Cioè, fa delle righe pazzesche. Voglio girare i toast, però. Voglio metterli dall'altro punto, cioè, dall'altra parte, ma ho paura di Funzionano. bruciarmi. Sì, devo, mi serve la palettina, cioè la pinza, dove l'hai messa? Faccio vedere come fa chi non si brucia come te. Questo voglio fare, tac. Plastica si scioglie. Ma no, è con l'apposita. Sì, devo mettere così. È il silicone. Non è veramente girato qua. No, lo volevo mettere così, cioè volevo mettere questo verso dentro, Ok. perché vedi che sono un po' più... Non ce la Io la vedo grigia. faccio. Ok, ce l'ho fatta. Però
Perché la piastra è super liscia e quindi un po'. Sì, Mi faccio vedere una persona che non merita di mangiare il toast. Sta mangiando il toast senza farcirlo e con le pomodoro. posate. Cioè, questo è un vero toast! Farci toast! Il pomodoro. Fa un rumore orribile! Ecco qua. Vabbè, questa maionese è scomodissima. No, sempre. Cioè, senape è scomodissima perché cioè, viene fuori strana. Comunque, anche la senape. Questo è un toast. Adesso chiudo le due parti e me lo gusto. Cioè, sei una persona triste, posso dirtelo? Sono sul Io vorrei del ginger. No, ragazzi, cioè, io adoro i toast, sono una delle cose più buone del mondo. Quando lui l'ha scoperto, gli è sembrata una cosa molto buffa. Questa mia passione per i toast, vero? Però adesso oggi hai proposto tu. Facciamo i toast. E questa cosa è un'altra delle cose che mi piace tantissimo. La mia bevanda preferita, ovviamente prima dell'avvento dell'alcolismo, di che Christopher mi facesse provare birra e vino, sono il ginger e il chinotto, cioè sono le bevande più buone. Coca-Cola, cioè deve proprio veramente imparare tutto dal ginger e dal chinotto, cioè sono molto più buoni. Non sei d'accordo? No. Ma non capisci nulla, amore mio. Presumo, e ne ho trovati tantissimi. Ah, che bello! Ma quindi è lì in alto? No, tanto lontano. Come avrete capito, la nostra missione di raggiungere il rifugio Martina è fallita, ma non perché noi non avessimo voglia, perché i cartelli sono un casino e non siamo riusciti a trovare il punto di inizio. E piuttosto che fare una roba pericolosa, nel senso che non si sa dove andiamo a parare, perché poi dovrebbe essere un percorso ad anello, per cui continuando a camminare si torna all'inizio. E se invece così non è, perché magari sbagliamo strada, ci ritroviamo quando cala il sole in alta montagna, senza, a 1700 metri peraltro, con un freddo, insomma, mica da ridere, è pericoloso, insomma. Quindi piuttosto che fare una stupidaggine, abbiamo ripiegato per stare nei pressi del parcheggio. Siamo a, boh, 40 minuti di cammino dal parcheggio e poi torniamo indietro e ci facciamo un giretto quassù, che peraltro è bellissimo, perché si vede un panorama pazzesco. E quindi mangeremo qua. Ci siamo fatti la nostra insalata di pollo. Poi ieri forse non ve l'ho detto che il piatto era l'insalata di pollo. Era quello che praticamente volevamo chiedervi come lo fate voi. Ma ci abbiamo messo le cipolline, i funghetti, il condiriso,
il pomodoro, le olive, i capperi, il sedano e le carote. E il pollo, ovviamente. Diciamo la tagliata di pollo che è super magra, l'abbiamo tagliata a pezzetti e l'abbiamo messa dentro. Non avendo contenitori, le abbiamo messe in lì. Negli shaker, ma va bene così. Perché Chris ha solo contenitori in vetro, quindi non erano perfetti per un po' pesantini. Io prima ho visto una croce, ma non la vedo più. Non ho mai visto la fine della funivia. Dice, amore mio. Dice alto. Qui c'è il lago. Quasi certa di aver visto una croce. Ah, comunque siamo esattamente al centro del lago di Como, cioè nella punta dove si dirama e praticamente un ramo va verso Como e un ramo va verso Lecco. Quindi siamo sopra Bellagio, per essere chiari, se siete della zona. Se non siete della zona, lo È capireste meglio per voi. tranquillamente. Dai, non puoi trattare male la tua terra. Lo capireste facilmente se poteste guardare una mappa. Che bella, colori stupendi. Lì c'è il lago. Quello è qua, il ramo del lago di Como. Che volge a mezzogiorno, credo. Questo è l'impianto di risalita, ma che forse non funziona più da quello che ha detto il tipo, no? Sì, l'ho chiamato ex. Stando anche alla cabina lì. Ci facevano uscire di fondo se non è stato Sì? fermato. Avevi fatto però. Togli la mano, non è vero che sei venuta, tu sei bellissima. Siamo arrivati a Rifugio Martina, abbiamo preso un'altra strada, va detto, per onestà intellettuale ovviamente, cioè non abbiamo fatto quella per poi scendere da qua, ma abbiamo fatto questa. Praticamente noi eravamo qua, sopra questa casa che si vede qua, lì, quasi in cima a questa collinetta, quindi ben più in basso. Almeno di che siamo ancora in cima. E beh, però più o meno Anzi, in eravamo in cima. cima, sì, quello è vero. In Eravamo cima. quasi in cima lì. Se non proprio in cima, eravamo quasi in cima. No, a pochi passi. però beh, ma è molto più in basso. Eravamo in cima, è vero, ma è cioè, molto più in basso. Eravamo sopra quella casa. E poi abbiamo fatto questa strada qua, che era quella che si vedeva che è inquadrato prima. E adesso siamo arrivati. Mio fidanzato fa esperimenti perché la linea è elettrificata e quindi uccide fiori per il puro gusto, uccide soffioni. Fai vedere una cosa romantica, prendi il soffione, va. No, è ancora vivo. Rendi giustizia. Povero soffione. Ora non prendere la corrente per carità di Dio. È più forte di Senti, lui. sono un pochino da trovare. No, grazie. Vieni che si sente.
No, grazie, Christopher. No, io ho terrore di ste robe. Cioè, lo vedi, lo faccio sorridendo, figa, se posso. Ma tu fai sorridendo tante cose stupide, amore mio. No, non è vero. No, amore mio, non ho paura, lascia stare. Molla. E se quello fosse un conduttore? Adesso, ragazze, lo sapevo che mi stavo dando proprio un'ammazzata sui cosiddetti. Se non fosse un conduttore non sentirei la corrente, ovviamente. Cos'è un conduttore? È un materiale che conduce la corrente. E perché lo conduce? Cos'è che conduce l'elettricità? Cos'è che permette questa elettricità? Che poi cos'è l'elettricità? Un flusso di elettroni. Il fatto che ci siano degli elettroni liberi di muoversi. E cosa fanno? Muovono. Ma perché passano? Come che passano? C'è una differenza di potenziale. Io sono attaccato con i piedi a terra, quindi scarico la corrente a terra esattamente come, non so, la presa del polo centrale delle spine. Delle ok. Prese. E quella è il potenziale più basso. Immagina una cascata. Ok. La terra sta nel posto più basso e l'acqua sta in cima alla cascata. Ok. L'acqua e la corrente è il punto dove c'è il potenziale più alto. Quindi ok. Scende, non è destinata a cadere, diciamo, se non incontra una resistenza. La resistenza è bassa e l'altezza è abbastanza alta, quella cade. E in questo caso succede. Ci sono degli elettroni liberi qua dentro, nel romantico soffione. Adesso, cosa ne sai tu di elettroni? Degli elettroni sono grandi amici. Comunque si sente, se vuoi provare... No! Ricordati che dobbiamo dare l'avvio al tuo format sul mio canale, dove devi... Lo chiameremo a prendere la corrente. No, lo so, abbiamo già il nome ma non possiamo svelarlo. Perché il nome l'abbiamo già deciso e da lì in poi si svilupperà il tuo format. Ce l'hai l'argomento principe della prima puntata, il pilot? Sì. La puntata pilot? Lo proveremo. Bene. Molla! È bellissimo. Ragazzi, io amo Christopher alla follia, però veramente questa cosa, la mattina mi sveglio, lo trovo che fa calcoli su foglietti, gli dico cosa stai facendo, sto calcolando formule, cose, sempre lì che briga. La cosa interessante è che si sente anche senza toccarla, anche senza metterla in contatto. E come mai? Perché è un fenomeno che si chiama rottura del dielettrico, in pratica la differenza di potenziale è sufficientemente alta da permettere agli elettroni di passare da una parte all'altra, più o meno, anche senza che ci sia un vero contatto. È quello che succede quando c'è il fulmine. È la stessa cosa. Ed è quello che succede in cucina con i cosini, quelli che accendono piezo il fuoco. Elettrico. Esatto, quella era una roba l'accendino. Hai visto che io so le cose? Vabbè, sai cosa è anche piezo elettrico? I microfoni che vengono utilizzati per la chitarra. Noi vediamo stanza. Niente, adesso è fissato con sta roba. Andiamo. Silvia? Sì. Guardate che meraviglia la primavera. Tutti i cosini nuovi. Cioè, sono troppo belli, tutti diversi, sono tutti quelli appena cresciuti. Niente, l'abbiamo perso, ragazze. La finisci, amore mio, andiamo. Non sono troppo carini i cosini nuovi? Che belli. Sono diversi di come li tocchi sono diversi. Niente. Tutta la roba verde che c'è dentro l'acqua, quindi. E quindi? E l'acqua è un conduttore. Sì? È più conduttore l'acqua o il ferro? Infatti ti dicono di non buttare il phon là. Ma non è per non rovinare il phon. Ma conduce di più l'acqua o il metallo? Penso che il metallo sia la roba, una delle robe che conduce più di tutto. Ok. Non ne ho idea, adesso controlliamo comunque. Siamo arrivati, ragazzi, ci deve essere il mondo, perché c'è il casino che arriva fin qua. Probabilmente c'è anche qualche comunione, qualcosa del genere, perché vedo gente vestita in maniera poco consona. Vedi, amore, l'Alpe del Borgo che era segnalata. Qua è segnalata, ma che lo so. A caso proprio, così, che va, cioè qui c'è la conduttura elettrica, Alpe del Borgo. E vabbè, parte del lago di Lecco alla parte destra. Quell'isola secondo me è, com'è che si chiama? Sì, ho capito. Con il ristorante. E allora è Como. Sì, questo è il lago di Como. Il ramo di Como, quindi. Sì.
E quindi allora il nord è lì? Sì. Ok, se lì è il nord, questo è giusto. Se invece il nord è lì... Con questo meraviglioso orologio che mi hai regalato... Vai, abbiamo la bussola. Abbiamo la bussola. Esatto, quindi il nord è lì. Il nord è lì? Perfetto, quindi se il nord è lì, questo è Como, mentre di là c'è Lecco. Ok, e noi siamo nella punta. Vi mettiamo la mappetta qua di dove siamo, così si capisce. La mappetta di Google Maps col nostro segno. No, no, per Comacina. Comacina. Carolina. Cos'è lì? Chi è Carolina? Christopher? Di Monaco. Christopher? Ma non lo so. Christopher? Ti sto per lasciare, Christopher. Confessa subito questa cosa. Chi è Carolina? Ti sei confuso? Mi sono confuso, volevo dire Comacina. Chi è Comacina? Una ragazza che ho conosciuto. Che si chiama Comacina? Bello. Sì.